Poracci, come va? Visto che Nintendo continua a far soffrire la sua fanbase con un silenzio assordante, come era lecito aspettarsi, internet è letteralmente invasa da rumor e speculazioni riguardanti Nintendo Switch e la sua potenziale lineup per i mesi a venire. Dopo aver passato in rassegna tutte le indiscrezioni sui Direct e la 3D Mario Collection, oggi in questo video vorrei analizzare insieme a voi un altro rumor che sta prendendo parecchio trazione in questi ultimi giorni e che riguarda una delle serie più importanti partorite dalla fantasia di Shigeru Miyamoto, The Legend of Zelda. Prima di cercare di capire come mai si parla tanto di Ocarina of Time nelle ultime ore e se è effettivamente il caso di dare credito a queste speculazioni, come al solito lasciate un bel like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei video. Colgo l'occasione per ringraziarvi dal profondo del cuore per il continuo supporto che mi state dando nella crescita del canale. Nonostante abbia pochissimo tempo, vi assicuro che leggo tutti i vostri commenti e mi fa super piacere vedervi coinvolti nelle discussioni qua sotto nella sezione commenti. Quindi grazie a tutti quanti e ora, tolte le smancerie di mezzo, iniziamo! È da qualche giorno che non si fa altro che parlare di un potenziale ritorno di Ocarina of Time su Nintendo Switch. Il primo episodio in tre dimensioni della serie, uscito nel lontano 1998 su Nintendo 64, è considerato uno dei capitoli fondamentali all'interno della saga di The Legend of Zelda, nonché uno dei titoli più importanti di sempre nella storia del videogioco. È normale quindi che anche il più piccolo dei movimenti da parte di Nintendo che coinvolga questo capolavoro senza tempo susciti una grandissima attenzione da parte della community. E infatti si è scatenato un bel trambusto quando alcuni utenti hanno scoperto che la casa di Kyoto ha rinnovato il marchio registrato di Ocarina of Time nel territorio australiano e in quello europeo. Questo avvenimento in realtà può significare tutto e niente e si tratta di una pratica abbastanza comune per le aziende che vogliono assicurarsi di non perdere i diritti delle loro proprietà intellettuali. Di base, quindi, il rinnovo del copyright non implica per forza che qualcosa bolla in pentola. Guardate ad esempio la situazione di Eternal Darkness. Sono anni che Nintendo rinnova puntualmente il marchio registrato, ma il brand, oltre al suo esordio su GameCube, non ha mai visto alcun tipo di seguito. Certo, la tempistica è abbastanza sospetta, perché il 2021 segnerà il 35esimo anniversario della serie. E non è così assurdo pensare che la grande N decida di omaggiare The Legend of Zelda rispolverando un grande classico come Ocarina of Time. C'è però la possibilità che il copyright serva esclusivamente per poter vendere del merchandise in occasione dell'anniversario. Ma come fa notare lo youtuber RGT85 in un video che vi lascio in descrizione, lo studio di quanto riportato nel testo della pratica mette in evidenza alcuni fattori importanti. Non solo si tratta di un rinnovo parecchio atipico perché rivolto allo sfruttamento del marchio su nuovi prodotti, ma questi ricadrebbero poi nella sezione 9 della regolamentazione australiana, che copre la macro categoria, un po' datata a dire il vero, di software e applicazioni per computer. Insomma, sembrerebbe proprio che Nintendo abbia intenzione di rimettere mano su Ocarina of Time e non solo per fare una nuova linea di magliette. Sono molto curioso di sapere cosa ne pensate, intanto vi dico la mia. Sebbene questo copyright non implichi direttamente nulla, per me è praticamente scontato che Nintendo si stia preparando al meglio per festeggiare i 35 anni di Zelda e visto che la situazione attuale potrebbe aver rallentato i lavori su Breath of the Wild 2, lo scenario più realistico sarebbe vedere un ritorno di Ocarina of Time nella prima parte dell'anno e le feste natalizie dominate dall'attesissimo seguito del capitolo del 2017. Visto che non ci sono novità all'orizzonte per quanto riguarda un eventuale Nintendo 64 Mini o l'aggiunta di titoli del Nintendone su Nintendo Switch Online, continuo a pensare che Nintendo dovrebbe sfruttare i suoi titoli storici per riempire dei mesi altrimenti piatti. Insomma, io non aspetto altro che la Collection de Mario in 3D, la Prime Trilogy Collection in preparazione di Metroid Prime 4 e qualcosa a tema Zelda per fare da apripista a Breath of the Wild 2. E chiudo con una piccola riflessione. Per quanto ami Ocarina of Time, mi piacerebbe che venisse dato spazio a altri titoli storici della serie ingiustamente dimenticati nel corso degli anni. Ocarina of Time lo abbiamo già visto riproposto su GameCube e 3DS, così come Wind Waker e Twilight Princess hanno visto delle versioni aggiornate su Wii U. Perché non proporre una remastered di Skyward Sword o magari ripescare un titolo 2D come Minish Cap e sottoporlo allo stesso trattamento di Link's Awakening?
Questo 35esimo compleanno sarebbe l'occasione perfetta per riscoprire delle vere e proprie perle dimenticate della storia di Link e Hyrule. E voi poracci, cosa ne pensate? Secondo voi Nintendo sta per portare Ocarina of Time su Switch? Oppure vi piacerebbe vedere qualche altro capitolo della serie arrivare sulla console ibrida? Vi aspetto nei commenti. Nel mentre, ricordatevi di lasciare un like e di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Michele, rinnovato, ciao!